Per esserci. Allora, andiamo a conoscere gli amici di Tetti Rivalta, di Tetti Francesi Rivalta. Venite a trovarmi, forza ragazzi. Allora, Gianfranco Dugo che è il responsabile tecnico della... Ma ragazzi, fate loro un applauso. Ed Ettore Serra, uno dei dirigenti, ma vieni, ma guarda che bella che sei! Scusa, come si... Dimmi tu come ti chiami? Giulia. Giulia poi? Giulia? Barile. Giulia Barile. Tu giochi in che ruolo? Attaccante. Però, per quale squadra tifi? Juve. Ok, va bene. Giulia, che bello. Allora, Gianfranco Dugo, responsabile tecnico. È a posto, non toccare, sono perfetti. La storia della vostra società, insomma, parlate di voi. Allora, per parlare della storia io chiederei a Ah, Ettore di dire le parole bene, perché io sono l'ultimo arrivato, per cui Ettore. potrei Allora, parlare. a te. Quindi. Allora, partiamo. Così. Ci sentiamo? Sì, Perfetto. a casa ti sentono benissimo. Allora, partiamo intanto a ricordare che noi siamo un gruppo sportivo dilettantistico, Certo. quindi cadiamo a fagiolo sull'argomento della serata, quindi si parla di volontariato al 99%, perché portiamo avanti la società praticamente i dirigenti in prima persona e poi tutti gli altri collaboratori, istruttori chiamiamoli, non chiamiamoli allenatori, perché qui di allenatori non c'è nessuno, sono istruttori. Una cosa importante di questa società, come di tante altre, è quello che probabilmente più che venire, io sono il responsabile dei tornei, più che altro perché organizzo i tornei interni e esterni alla società. Penso che più che venire a vedere i ragazzi durante i tornei, noi invitiamo a venire a vedere i ragazzi durante gli allenamenti, in quanto noi siamo una di quelle società che prendono tutti i ragazzi e cerchiamo di istruirli e portarli avanti. Questo è fondamentale perché noi ci scontriamo con società del Torinese che quando li incontriamo sui campi di calcio, sono forti, sono bravi, però in realtà poi hanno le porte chiuse i ragazzi quando vanno a fare le iscrizioni. Perché la realtà che dovete conoscere è che qui si fa selezione anche praticamente nella scuola calcio, non nel settore giovanile. Quindi i ragazzi fanno i provini, poi se li ritengono adatti entrano a giocare nella scuola. Se non li ritengono adatti, se il budget lo permette, fanno i secondi, terzi, quarti gruppi. E hanno difficoltà a trovare qualcuno che li porti in giro a giocare perché sono gruppi che non danno soddisfazione, perché qui il risultato conta come la Serie A. Quindi questo piccolo spazio che noi abbiamo avuto a disposizione, dove ovviamente non si può eccedere a dire altre cose, è per ricordare a tutti quanti che se volete venire a Lei gli vedere, può dire quello che vuole, sì, però comunque non ci sarebbe il Ah, tempo per no, lui ha detto esprimere. che parlerebbe troppo. No, nel senso che non c'è il tempo per poter esprimere il concetto in maniera ovviamente ampia, però questo penso che può essere uno spunto per voi per le prossime trasmissioni, perché secondo me effettivamente questo è il problema. Come diceva giustamente uno dei vostri invitati, che sicuramente capisce di calcio più di tante persone, il calcio è questo, cioè bisogna insegnarlo ai ragazzi e bisogna soprattutto fargli capire che la vittoria non conta nulla, soprattutto nella fase iniziale. Ma noi abbiamo un ultimissimo compito, e con questo concludo, che dobbiamo insegnare anche ai genitori, perché i genitori sono quei tifosi che vogliono i risultati dei ragazzi, li influenzano e gli mettono quella pressione che ovviamente a quest'età è inutile che loro abbiano, perché gli crea soltanto difficoltà nell'apprendimento del gioco stesso. Quindi io concludo brevemente. Ho detto tutto quello che dovevo dire. Quindi direi, passiamo la palla a Gianfranco. Gianfranco Dugo. Diciamo che Ettore, Bravo. più che soffermarsi sul Scusate discorso ragazzi. storico, è anche entrato un po' in quello che era il territorio, un attimino che penso di dover occupare, o comunque ho cominciato ad occupare, a cominciare da settembre di quest'anno, anche se ho cominciato a giugno dello scorso anno. Ed è proprio questo, ecco, il discorso che faceva prima Beppe Gandolfo mi ha proprio dato l'assist per quanto riguarda l'introduzione di quella che vuole essere la nostra attività. Ed è interessante soffermarsi sul discorso perché nelle società italiane c'è un avvento così ampio, così massiccio di
giocatori stranieri. Per carità, nulla togliere a questi ragazzi che comunque hanno la possibilità di affermarsi, ma il problema italiano oggi come oggi è soprattutto questa carenza delle società, e non possiamo esimerci noi o comunque toglierci fuori come società dilettantistiche a sentirci responsabili di questa cosa, perché noi non forniamo più. Noi ci limitiamo, soprattutto noi dilettanti, a fare questa selezione, alla ricerca, a ricercare il talento e a evitare che il talento venga costruito in casa. Cioè, il talento è talento di per sé, nasce come natura vuole, ma il buon giocatore lo formi e noi dobbiamo fare istruzione. Io così in questi giorni abbiamo avuto anche delle riunioni con associazioni allenatori e si parla tanto di queste individual soccer school, queste scuole individuali che a pagamento fuori autorizzate. Comunque, io per carità, ma nulla togliere neanche a questi signori che si impegnano e che comunque hanno trovato un sistema per non so, per trarre del profitto, quello che si vuole, però voglio dire, è una pecca di noi la società. Mettiamocelo in testa, perché è la società che deve fare l'individual, è la società che deve formare il personaggio. E allora bisogna capire come introdurre il piccolino al calcio, non di certo selezionandolo, come diceva prima Ettore, che non serve a nulla, ma lavorando su quelli che sono gli aspetti formativi, a cominciare dai primi movimenti, gli aspetti cognitivi, gli aspetti coordinativi. O lavoriamo con sapienza e competenza in questi termini, altrimenti chiudiamo. Non possiamo prenderci un bambino, farlo lavorare in maniera così casuale, solo per tirarlo fuori dalla strada. Io mi rifiuto di pensarmi istruttore o responsabile, allenatore di una società di calcio, ci sono dei bambini, faccio il calcio solo per togliergli dalla strada, ma no, ci sono altre strutture più adatte che la società di calcio. Io devo dare competenza, devo dare il massimo possibile. Nel nostro caso, e finiamo anche qua, nel nostro caso che cosa stiamo cercando di fare? Intanto cerchiamo di lavorare su progetti, su programmi che sono dettati da società che ci insegnano come intervenire sui ragazzi, fanno di questa loro attività la professione, e non a caso mi riferisco all'Atalanta. Io sto invitando i nostri istruttori a presenziare a tutte quelle riunioni didattiche che l'Atalanta propone, sono delle giornate di aggiornamento per aumentare la cultura e poterla poi applicare a beneficio dei nostri ragazzi. Questo è quello che stiamo cercando di fare. È una cosa che permette, voglio concludere, di creare cultura all'interno della nostra società, quindi con i nostri istruttori, senza dover intervenire verso l'esterno con costi sicuramente più elevati, ma con budget sostenibili. Questa è una cosa possibile. Nei casi in cui non c'è questa possibilità, e l'abbiamo fatto nella questione dei portieri, per cui siamo appoggiati a una delle più grosse scuole portieri insistenti sul territorio torinese, che ci permettono di far alzare il livello dei loro ragazzi, sono un esempio, un traino per tutti gli altri istruttori. Grazie. Bravo. Chi ha portato? Ci sono i nostri ospiti. No, ho portato una banda di... No. Fermi ragazzi, allora sta parlando di voi, quindi... Stasera abbiamo la squadra allievi fascia B del Tetti Francesi di Valta, anno 1997, che io ho il piacere, devo dire, di allenare, visto che comunque bisogna risparmiare, faccio anche l'allenatore, e che ha conseguito un risultato che era inimmaginabile in situazione, quello di passare nella fase regionale. Non stiamo facendo dei grossi risultati, però stiamo facendo molta cultura in questo senso. E poi abbiamo un gruppo di pulcini del 2002, che sono fantastici, eccoli là. Bravi ragazzi, e poi, ecco, va bene. Dirigenti e genitori che molto ovviamente gentili, esatto, ad accompagnarsi. Anzi, grazie, mi rivolgo ai genitori che hanno accompagnato i ragazzi, che li stanno anche seguendo. Che mi piace, perché come i bambini, non lei che saluta a casa. Ecco. Allora, Giulia. Ah, aspetta, quanti tifosi della Juve ci sono? Non sai? Glielo chiedo io, dai. Tanti. Tanti? Ti alzino la mano i tifosi della Juve? Una sola, eh? Vabbè, sono tanti, ma...
Giù, 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 giù. Ma del Toro c'è qualcuno? Due, tre ragazzi e basta. E vabbè. Del Milan, sì, certo, come no. Vabbè. E dell'Inter? Anche in regia noi abbiamo un tifoso interista che... E abbiamo anche un in incognito. Anche un in incognito? Mio figlio. Sì. E dov'è? In prima fila girato. Interista della prima fila? Alzati, Francesco. No, ma... abbiamo chiesto se c'è un tifoso dell'Inter, ma tu non hai sentito. Perché in incognito. In incognito. Va bene. Quando è con gli altri ragazzi? E della Juve. Qui a casa e dell'Inter. E perché papà di che squadra è? Io sono della Juve, però sono abbastanza sportivo. Per va cui bene, ok, grazie. Non la vedo come qualcuno qui ha asserito prima che è meglio vincere due partite. Io sono per, diciamo, la bella partita. Quindi accetto anche se i Granata ci battono, però devono giocare meglio di noi. Va non, bene. Non bisogna rubare il risultato, diciamo mai, così. Bravo. Grazie, siete stati, siete simpaticissimi. Ciao. Ciao. Allora, Giulia, saluta. Ciao. Beh. Ciao, Giulia. Ecco. Grazie a Gianfranco Dugo. Grazie. Grazie. Grazie mille. Vorrei che notaste, regia, questo particolare. Scusa, girati solo un secondo. I colori sono il giallo e il blu di questa società. Guardate la particolarità del lei ha scelto anche per legare i suoi capelli l'elastico giallo e blu. Ma che brava che sei! La che finezza, ragazzi! Becca. Grazie! Grazie ragazzi, grazie Giulia, Gianfranco Dugo, Ettore Serra, Tetti Francesi Rivalta, prego, grazie mille. Sì, Filippo, poi pronti, ultimo collegamento con Carlo per i saluti, Carlo, e il pronostico. Chiedo a Francesco se mi presta il peperoncino. Scusate ragazzi. Allora, per la mia società domani sarà una giornata importantissima. Abbiamo la tua società è? Il Rosta, ricordalo Sporting al... Rosta. Abbiamo al i Pulcini 2004 che si giocano la vittoria del Pulcino di Pasqua contro il Lascaris. Siamo arrivati quinti nei 2002, nei 2003 siamo comunque arrivati alla terza fase, potrebbe essere che potremmo qualificarci nelle prime tre società torinesi nel settore Pulcini. Lavorando e facendo come hanno detto loro, non facciamo selezione, facciamo giocare tutti e questa sarebbe veramente una grossissima soddisfazione per noi, piccola società che viene cannibalizzata dal Pignano, Lascaris, tutte intorno a noi, Rivoli, tutti che vengono a prenderci i ragazzi. E invece noi siamo riusciti ad arrivare col peperoncino. Sì, col peperoncino in bocca al lupo di Francesco Forza 2004 Paolicelli. E comunque vinca il migliore. Domani Barca Salus 14:30. Grazie. Grazie Francesco. Allora, Carlo per i saluti finali. Buon erba, Carluccio. Sì, nel salutarvi ricordo agli amici della Polisportiva Tetti Francesi Rivalta che martedì, insomma, dopo la pausa pasquale caricheremo sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube il video sul loro intervento qua alla trasmissione, quindi insomma potranno ovviamente condividerlo e postarlo, insomma, nella bacheca dei loro amici. E ricordo anche, insomma, mentre vanno nella pagina, di cliccare in alto a centro pagina, mi piace, sulla nostra pagina. Io devo anche dire che c'è un saluto per Davide Bellucca, scusate, scusate ragazzi, dei Tetti Francesi. E poi velocissimamente, ecco, un saluto da parte di Giampiero per, appunto, per Davide. E poi volevo invece dire brevissimamente, insomma, che per quel che riguarda la formazione della Juventus, Vucinic ha la febbre, quindi non convocato, così come Isla. E ultimissima cosa, Galliani ha lanciato una polemica sull'Isla Arenas, perché insomma, dice che il campionato è falsato perché il Milan ha giocato contro il Cagliari con lo stadio pieno, mentre invece la
Fiorentina giocherà a porte chiusa. Ha risposto Montella dicendo che il Cagliari è più abituato della Fiorentina a giocare a porte chiuse, quindi è avvantaggiato. Insomma, a voi la palla e ci vediamo in studio. Grazie, chiudi tutto e vieni da noi. Grazie Carlo, l'applauso è per te. Allora, ragazzi, pronti?